Ciao a tutti ragazzi, oggi parliamo del nuovo Deuter Up Days 26 litri, uno zaino pensato per alpinismo e scialpinismo, di cui adesso vediamo pregi e difetti all'interno della recensione completa. Iniziamo dunque dallo schienale di questo Deuter Up Days. Qui troviamo la tecnologia Deuter Lite, che come costruzione è molto simile a quella che avevamo trovato sullo zaino da trail. Infatti troviamo uno zainetto che va a diretto contatto con la schiena, ma con una tramatura molto larga che fa passare molto bene il sudore e che vi assicuro fa sudare veramente poco. Utilizzando questo zaino anche in delle giornate primaverili abbastanza calde, con naturalmente il dovuto abbigliamento, vi assicuro che non si suda tanto. Come tecnologia ricorda davvero tanto uno zaino da trail running. Nella parte bassa poi troviamo una cinghia lombare, il cui scopo non è quello di andare a scaricare il peso, perché è molto destrutturata, ma ha lo scopo di tenerci fermo lo zaino. Infatti questa cinghia lombare, non andando tanto a scaricare il peso, ci permetterà di portare al massimo 5-6 kg, non di più. La parte anteriore di questa fascia lombare si chiude con una classica clip che funziona bene e troviamo una taschina nella parte di sinistra dove andare a mettere un telefono o qualche barretta. Non troviamo nessun'altra tasca e la fascia lombare non è removibile. Per quanto riguarda gli spallacci, loro hanno la stessa tramatura dello schienale e devo dire essere molto molto traspiranti anche loro. La parte superiore poi è bella grossa dello spallaccio e vi assicuro che soprattutto quando portiamo 5-6 kg si riesce a scaricare bene il peso sulle spalle senza che queste ci facciano male. Nella parte di sinistra poi troviamo anche una tasca a porta borraccia con isolamento termico per poter avere la nostra borraccia sempre a portata di mano quando dobbiamo bere. E infine sulla parte pettorale naturalmente troviamo anche la chiusura con la cinghia per andare a scaricare un po' di peso anche sul petto. Passando invece alla parte posteriore di questo Deuter Up Days, innanzitutto abbiamo la possibilità di portare o una piccozza o dei bastoncini con le classiche fettucce che troviamo su tanti zaini. Abbiamo inoltre la possibilità di portare degli sci nella parte posteriore a taglio, riuscendoli anche a issare senza dover togliere lo zaino grazie a una fettuccia posta nella parte posteriore sinistra e a un cordino che va poi a chiudersi sullo spallaccio del nostro zaino. Devo dire ottimo lavoro, perché davvero si riescono a mettere gli sci senza nessun problema e anche a riprenderli, veramente ottima soluzione. Per quanto riguarda poi lo stoccaggio di materiale, abbiamo la tasca principale dello zaino dove possiamo andare a riporre tutto il necessario, c'è anche la possibilità di portare una sacca idrica e all'interno c'è anche una tasca specifica per la pala con la possibilità di portare appunto il kit pala e sonda. Abbiamo un'ulteriore tasca nella parte bassa che è staccata dallo zaino dove possiamo andare a riporre dei ramponi o delle pelli. Cosa molto buona è che questa tasca riusciamo a raggiungerla anche senza togliere lo zaino, quindi se dovessimo togliere pelli e ramponi riusciamo a riporli in velocità. Per quanto riguarda poi la parte proprio più esterna, troviamo anche qua una tasca a taglio in cui possiamo andare a inserire dei guanti, una cartina, comunque degli oggetti non troppo grossi. Infine abbiamo un'ulteriore taschina nella parte bassa chiusa da una cerniera. Qui fuoriesce l'helmet holder che è in dotazione con questo zaino, che quindi ci permette di portare un casco, e questa taschina, avendo comunque un po' di spazio, ci permette di poter portare qualche oggettino in più. Per quanto riguarda il comparto acqua, come vi dicevo, abbiamo la possibilità di portare una borraccia nella parte anteriore con la sacca termica che troviamo in dotazione, e all'interno possiamo portare la sacca idrica per andare a bere ulteriormente. Naturalmente non troviamo nessun tipo di rain cover. A livello di materiale devo dire uno zaino fatto molto molto bene, naturalmente la qualità Deuter non si discute, come tanti altri zaini anche lui fatto come ottimi materiali. L'aspetto che più mi è piaciuto è il suo peso, perché parliamo di uno zaino che sta sui 670 grammi così composto. Andandoci a togliere qualche feature che magari non ci interessa, possiamo andare a ridurlo fino a 550 grammi. E come zaino da alpinismo e scialpinismo, per chi vuol fare delle ascese fast and light in velocità, sicuramente è un fattore da tenere in conto. Arrivando dunque alle conclusioni per questo Deuter Up Days, iniziamo dal prezzo. Sul sito di Deuter è venduto a 160 euro, online lo si trova sui 120. Ve lo consiglio? Sì, perché mi sono trovato molto bene, ottimo zaino soprattutto per quanto riguarda lo sci alpinismo, avendo la possibilità di portare sia gli sci a taglio che anche la parte interna per pala e sonda.
Va benissimo anche per l'alpinismo senza nessun problema, perché comunque la tasca dove portare i ramponi, l'helmet holder e via dicendo tornano sempre utili. Sicuramente è uno zaino da prendere in considerazione se fate delle uscite brevi in cui andate veloci, fast and light, sicuramente non per delle uscite lunghe in cui dobbiamo portarci tanto materiale. E detto ciò ragazzi, una speranza sia stato esauriente e esaustivo anche per questa recensione, vi ringrazio per la guardata e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!